Buongiorno a tutti. Il narcisista borderline in amore. Innamorarsi di una persona con tratti borderline o narcisistici significa vivere una relazione molto coinvolgente, capace di darti emozioni, molto emozioni, ma ancora di più, moltissime sofferenze. Magnetici, passionali, seduttivi nelle prime fasi del rapporto, i borderline narcisistici sanno bene come suscitare nei partner un'attrazione irresistibile. Malgrado i due disturbi siano molto simili, sotto certi aspetti hanno importanti differenze che fanno sì che stare con un borderline sia un'esperienza molto diversa dallo stare con un narcisista solamente. Nel web ci sono molte descrizioni del narcisista, si riferiscono al narcisista maligno, una particolare tipologia di narcisista molto grave che ha anche tratti borderline e che manifesta entrambi gli aspetti delle due patologie. Il narcisista e il borderline hanno caratteristiche molto comuni, entrambi destabilizzano e confondono i loro partner. Con un comportamento contraddittorio, chi si innamora di loro riceve continuamente un doppio messaggio, esempio: ti amo, ti odio, ti amo ma non voglio una storia, voglio stare con te ma non voglio stare con te, eccetera, che risulta veramente difficile sapere cosa aspettarsi, ma soprattutto come comportarsi. Un altro problema che li accomuna è l'incapacità di formarsi un concetto stabile ed obiettivo del partner, che viene visto in modi completamente diversi con lenti dell'amore o con le lenti dell'odio e della svalutazione. Infatti i narcisisti e borderline pensano in bianco e in nero e il loro compagno è una persona meravigliosa oppure vale poco, è insignificante o, peggio ancora, un pazzo isterico o una pazza isterica oppure un mostro psicopatico. Basta veramente poco per passare dalle stelle alle stalle. Sono molto vulnerabili e quando si sentono feriti reagiscono svalutando e attaccando oppure chiudendosi in un silenzio ghiacciale nel rapporto, alternando momenti di calore a momenti di freddezza. Diventano caldi quando il partner si allontana e si raffreddano quando lo sentono troppo vicino. Queste dinamiche non si modificano con il tempo e la conoscenza reciproca. La relazione non si stabilizza e non cresce, anche dopo molti anni di vita a due rimane fragile e a rischio di rottura improvvisa. Un aspetto che accomuna i due disturbi è la tendenza alla manipolazione, l'intolleranza, le critiche e l'incapacità di avere delle discussioni costruttive e di ammettere i propri errori. Questi aspetti rendono molto difficile avere un vero dialogo con loro, impedendo al rapporto di crescere. Se cercate una relazione serena, un rapporto che vi dia sicurezza, non scegliete mai un partner con questi tratti narcisistici. Di conseguenza, mi raccomando, fate veramente attenzione ai vostri segnali, ai vostri segnali interiori che vi permettono di capire, di captare che in quella data persona c'è veramente un problema da non sottovalutare. Se avete bisogno di aiuto per capire i segnali di una manipolazione o volete uscire da una manipolazione, contattatemi. Vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.